Porte aperte a Palazzo del Pegaso, la bellissima sede del Consiglio regionale dove ci troviamo noi adesso. È una delle iniziative principali della Festa della Toscana 2024. È un momento di condivisione tra il palazzo, le istituzioni e i cittadini. Del resto è questo lo scopo principale nel corso degli anni. La festa, che comincia il 30 novembre ma poi si articola in molti altri eventi sui territori, è riuscita a porre al centro del dibattito il tema fondamentale dei diritti. È un diritto importante, senz'altro oggi è quello alla cittadinanza digitale. La Toscana, prima in Italia, recepisce con una propria legge la nuova normativa europea e si pone così concretamente l'obiettivo di porre un argine alla pervasività delle nuove tecnologie anche attraverso percorsi di formazione. Un bonus energetico per le famiglie in difficoltà, soprattutto in quelle aree dove la situazione d'inverno è più pesante. Dopo il dibattito in commissione, il Consiglio approva il provvedimento che alleggerirà un po' i costi delle bollette. Con la terza variazione di bilancio si mettono altre risorse nella sanità toscana e il confronto in aula a tratti si fa duro, specie dopo il botta e risposta tra la Regione e il Governo sui tagli da fare e sui risparmi da adottare. A fine anno comunque sarà approvato il nuovo bilancio regionale, nel quale ovviamente il capitolo più importante sarà quello della sanità. Tanti gli eventi ospitati e promossi qui in Consiglio regionale anche in questi giorni. Ci sono state pure due cerimonie per due riconoscimenti: il primo al consorzio Chianti Classico, che compie 100 anni, il secondo a un'emittente locale, Teletruria, per i suoi 50 anni di vita. La festa della Toscana quest'anno è dedicata a genio e innovazione, caratteristiche che rendono unica certamente nel mondo la nostra regione, così come unica fu la decisione nel 1786 di abolire la pena di morte. Pensate, il Granducato di Toscana fu il primo stato a farlo nel mondo, un primato invidiabile da cui 25 anni fa in pratica sorse l'idea di fare questa festa, di celebrare questo 30 novembre, declinando il tema poi in tante accezioni diverse. Ho provato a innovare un po' il funzionamento anche della macchina regionale, a digitalizzare il sistema e il funzionamento anche delle nostre sedute d'aula, ad aprire il Consiglio regionale verso il mondo con le tante iniziative che abbiamo portato fuori. Ho provato a guardare da diversi punti di vista, insieme all'Ufficio di Presidenza, il tema dei diritti, no? Perché se pensate, ancora oggi l'abolizione della pena di morte non è avvenuta in metà dei paesi democratici. Si è ancora chiusa violenza per rispondere a violenza, dicendo che quella violenza è giustizia. E allora, partendo da questo, abbiamo provato a declinare la parola libertà, abbiamo provato a declinare quella I care di cui parlavo prima, abbiamo provato a declinare le parole d'odio, a limitarle, a spiegare ai ragazzi il senso, e ora vogliamo trasmettere anche che, come dire, più diritti stanno anche nella capacità di saper anticipare il progresso. O lo governi o lo subisci. E questo è il tema di questa festa. Ormai siamo già nel vivo delle iniziative di quest'anno, che cominciano adesso a Firenze e per la prima volta dopo qualche anno con i palazzi del Consiglio aperti alla cittadinanza. E poi proseguiranno sui territori. Un'occasione importante sarà tra qualche giorno a Cascina. Non a caso, qui c'è una scuola che si è molto distinta per il suo fitto e commovente carteggio con un condannato a morte negli Stati Uniti. E anche al Teatro di Cascina il tema della festa sarà declinato in chiave artistica con Giulia Mazzoni, musicista, e l'autore teatrale pluripremiato Stefano Massini. Perché la festa è anche arte, musica, spettacolo, queste forme espressive ci aiuteranno a comprendere meglio, certamente, i temi trattati. Io sono una compositrice e pianista, per me è un grandissimo onore partecipare a questa edizione della Festa della Toscana e aprire questa iniziativa Palazzo Aperto con in realtà più di un concerto, dei mini concerti. Ci siamo messi in testa di raccontare la nostra gente, che però è un po' anche la vostra di gente, perché io mi ricordo quello che sanno tutti, voi vi ricordate quello che so io, è una storia collettiva. Siamo partiti dal basso, perché io nel basso ci sto volentieri, cercando di parlare di genio, sì, e di innovazione, ma partendo dalle nostre persone, da chi in maniera ordinaria ed straordinaria ha lottato tutti i giorni nella nostra Toscana. Nell'Ufficio di Presidenza c'è molta determinazione a proseguire su questa strada già segnata, anche se quella di quest'anno potrebbe essere l'ultima festa di questo mandato regionale.
Il Consiglio regionale ricorda il suo ex consigliere, ex capogruppo ed ex presidente dal 2010 al 2015, Alberto Monaci. Tante le testimonianze, anche di chi l'ha conosciuto personalmente, e soprattutto grande l'eredità politica che ha lasciato. Luciana Bartoletti oggi è la sindaca di Chiusdino, ha conosciuto molto bene Monaci, interviene insieme all'ex vicepresidente della provincia di Siena, Alessandro Pinciani, che parla a nome della famiglia di Monaci. Credo che Alberto Monaci abbia soprattutto avuto, come ho detto oggi nella sala del Consiglio regionale, una doppia visione. Una visione che riguardava il cittadino, il quotidiano, i suoi servizi, e quindi cercava di dare, con la mediazione e con la sintesi politica che ci ha insegnato, risposte certe e veloci e ai bisogni della gente, perché questo dicevano, ci chiedono. Però nel contempo la doppia visione era quella che aveva anche un'attenzione particolare per la prospettiva futura, una strategia sia politica e anche della vita quotidiana delle persone, proprio perché il mondo va avanti, lui lo percepiva. Alberto era la politica, Alberto, come dire, un uomo della Prima Repubblica, ma che ha saputo attraversare anche gli anni difficili, diciamo, della Seconda Repubblica, ci ha insegnato tanta strada, tanta parte fondamentale, diciamo, di come affrontare la politica in generale, ci ha insegnato l'importanza, diciamo, della mediazione, l'importanza del confronto in politica, ci lascia un grande insegnamento che ci porteremo sempre dietro. Ecco qual è la lezione politica che lascia Monaci, secondo Pinciani. Era un profondo difensore delle assemblee elettive e gran parte del futuro, del nostro futuro, passa dalla politica, quindi è nelle mani anche di quei signori che sono nella stanza di là. E questo è bene tante volte ricordarlo, noi cittadini, ma soprattutto lo devono ricordare anche loro, e mi auguro che lo faranno. Di Monaci parlano anche il presidente della Giunta e quello del Consiglio, parole affettuose e commosse le loro, un tributo a chi ha guidato l'Assemblea legislativa con scrupolo e lungimiranza. La saggezza, l'equilibrio, la capacità di favorire sempre il dialogo sono lezioni che io ho preso da Alberto Monaci e di cui mi sento di poter testimoniare una grande capacità di espressione. Del resto ho voluto ricordare e sottolineare come guidò a tal punto l'Assemblea, i consiglieri, che in quella legislatura noi abbiamo avuto forse il momento più basso dell'immagine dei consigli regionali per quello che riguardava allora gli scontrini, i rimborsi e quindi procedimenti che coinvolsero fra Corte dei Conti e aspetti penali più di 400 consiglieri e assessori in tutta Italia, salvo che in Toscana. Ho avuto modo di incrociare il presidente Monaci quando stava terminando la sua esperienza nelle istituzioni e iniziava la mia. Da lui porto con me l'idea di una politica sobria, di una politica sempre attenta alle persone. Ha svolto ruoli importanti, è stato parlamentare, ma è sempre stato vicino alla sua amata Siena in tutte le questioni che riguardavano quel territorio. Chi di noi ha la possibilità, e lui me lo ha detto il giorno in cui sono stato eletto presidente dell'Assemblea legislativa, mi ha detto: resta con i piedi per terra, non ti allontanare dal territorio che ti ha eletto, cerca di rappresentare tutte le Toscane, ma parti sempre dalle istanze che conosci meglio. Se la Regione Toscana dedica la propria festa proprio all'innovazione, quest'anno è anche la prima a fare norme che in qualche modo regolamentano l'intelligenza artificiale, o perlomeno l'approccio dell'opinione pubblica ai nuovi sistemi estremamente avanzati dal punto di vista tecnologico, ma anche molto pervasivi nella nostra vita quotidiana. Qual è il tema? L'intelligenza artificiale, come ogni innovazione tecnologica, porta con sé rischi e opportunità. Il compito di un'istituzione è quello di fare in modo che questa innovazione riduca le disuguaglianze, non aumenti le disuguaglianze. Prima la grande rivoluzione industriale,
poi la rivoluzione di internet, ora questa rivoluzione. Sarà una rivoluzione che correrà molto, molto più veloce e richiederà strumenti e regole molto più chiare. Compito della politica è quello di indirizzarle, non di subirle, e questa è la ragione per cui ora andiamo ad approvare questa norma, primi in Italia e in linea con le direttive che il Parlamento europeo sta dando. La Toscana, insomma, è la prima regione d'Italia ad applicare le nuove norme europee sui servizi digitali, lo fa con una legge approvata dal Consiglio regionale proprio in questi giorni. L'obiettivo è superare le differenze, abbattere le barriere, garantire trasparenza. Riguarderà non soltanto i cittadini, ma anche gli enti locali e gli organismi regionali, spiega il presidente della regione Giani, sottolinea che la nuova legge unifica e supera le due precedenti del 2004 e del 2009. Li fa eco l'assessore Cioffo, che ha seguito la riforma fin dal primo momento. In aula, durante il dibattito con i consiglieri regionali, mette in evidenza come questa legge e tutte le norme da cui essa discende vogliono porre un argine anche alla pervasività dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale che ci condizionano sempre di più e spesso non ce ne accorgiamo nemmeno. Proprio mentre era in corso la discussione, nel vicino Palazzo Bastoggi si presentavano i risultati e le prospettive del progetto del patentino digitale per gli studenti delle scuole portato avanti dal Corecom. Sono gli studenti di prima media ad esserne maggiormente coinvolti. La notizia positiva è che quest'anno le classi sono raddoppiate, sono 50 ed erano 25. Ne parleremo tra 7 giorni. La legge sulla cittadinanza digitale l'hanno votata intanto i consiglieri di maggioranza e quelli del Movimento 5 Stelle, ma in pratica cosa prevede? Innanzitutto realizzare e investire ancora di più sulla digitalizzazione e su un'amministrazione digitale che abbia come perno la Regione Toscana rispetto a tutto l'apparato amministrativo della Regione. Dall'altra parte c'è un obiettivo fondamentale che è quello di garantire la parità di accesso agli strumenti informatici, cioè a battere ulteriormente il cosiddetto digital divide, sempre attraverso un meccanismo che offra a tutti parità di conoscenza e di accesso agli strumenti informatici con un ruolo attivo da parte della Regione. Tutto questo è possibile attraverso l'adozione di una serie di strumenti che si vanno a completare con una nuova normativa, una nuova disciplina che viene data sia sul campo della digitalizzazione sia sul campo dell'intelligenza artificiale, che va a costituire uno degli aspetti fondamentali di questo nuovo testo unico che abbiamo in materia di informatizzazione della Regione Toscana. È importante trovare un equilibrio tra le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'eccesso di connettività, il mondo dei social e la persona quanto tale. Nella riscoperta della centralità della persona in un nuovo umanesimo è evidente che le strumentazioni elettroniche che ciascuno di noi dispone non possiamo farne a meno, ma è anche evidente che dobbiamo dargli dei limiti, dobbiamo avere un sistema normativo che tutela soprattutto le persone più fragili, e per persone fragili intendo i bambini in primis, i ragazzi, rispetto alla dipendenza che gli strumenti possono determinare. E poi c'è un'altra questione: i social, gli strumenti informatici moderni, che in un periodo erano visti anche come antisistemici, oggi possono diventare sistemici, e come tali, se gestiti da chi gestisce il potere, creano un pericolo, un rischio a livello universale e globale. Si astengono invece le altre opposizioni, anche se due documenti presentati dal portavoce dell'opposizione, Landi, sono stati approvati. A cosa fanno riferimento? Innanzitutto all'intelligenza artificiale, quindi ad un coinvolgimento del Consiglio regionale su quello che saranno i passi successivi e poi l'applicazione di questa legge, che non sarà sicuramente nei termini di efficacia e di efficienza semplice, perché molti proclami sono stati fatti proprio in questo atto, ma non si capisce come poi efficacemente si arriverà ad applicarli. Sono delle tematiche che riguardano tanti aspetti. Un altro ordine del giorno che è stato approvato è quello sulla cyber security, dove ci deve essere un'attenzione particolare rispetto a quello che deve essere la sicurezza di certi meccanismi digitali. Dal digital divide alla povertà materiale, in questo caso quella energetica, si calcola che più di un quinto delle famiglie toscane abbia difficoltà a riscaldarsi d'inverno. Ora ci sarà un nuovo bonus regionale. Le risorse per questo arriveranno dai beneficiari di finanziamenti pubblici, quelli dei fondi strutturali, che dovranno girare alla regione, per il bonus appunto, le risorse del gestore dei servizi energetici per i proventi dell'energia non autoconsumata. Il Consiglio ha approvato a maggioranza anche la proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria.
delle funzioni delle province in materia di bonifica dei siti inquinati. La proroga vale fino a tutto il 2026 e prevede una nuova mappatura di questi siti inquinati. Altra legge, votata a maggioranza, è quella che modifica le norme per le aziende pubbliche di servizi alla persona, una variazione che modifica la normativa di 20 anni fa. Mentre il dibattito sulla Fondazione Teatro Toscana è stato di fatto aggiornato a quello che ci sarà in seguito sugli esiti degli Stati Generali della Cultura, è stato già approvato a maggioranza il bilancio d'esercizio 2023 dell'Autorità Portuale Regionale con 24 voti a favore, 4 astenuti, 5 contrari. Il valore della produzione, pari a 4,8 milioni, è composto soprattutto dal contributo ordinario della Regione di 2,2 milioni ed è diretto al funzionamento delle 4 aree portuali e della struttura organizzativa dell'autorità. Grande spazio nel dibattito è stato dedicato alla nuova, la terza, l'ultima variazione di bilancio. Interviene quasi esclusivamente nel settore della sanità, recuperando risorse del bilancio ordinario, mettendole a disposizione della spesa sanitaria e così creando un contributo aggiuntivo a favore degli enti del servizio sanitario. 40 milioni per il 2024 derivano dall'aumento dell'addizionale IRPEF regionale per i redditi sopra i 28 mila euro. Altri 15 vengono recuperati dalla riduzione della quota regionale di finanziamento e 15 da risorse libere regionali. Il confronto, a tratti anche teso e aspro, avviene mentre la Giunta varava il nuovo bilancio regionale anticipato in una conferenza stampa, ma che ora naturalmente dovrà essere discusso e approvato tra qualche settimana dal Consiglio. La polemica è tra Regione e Governo e riguarda ancora naturalmente il rimborso del payback sanitario. Se non ci saranno novità, si capisce bene dalle anticipazioni del bilancio, l'addizionale IRPEF resterà invariata anche nel prossimo anno. Dalla maggioranza in Consiglio regionale però si mette in evidenza la mole degli investimenti fatti per il sistema sanitario toscano. È la Regione Toscana con il proprio bilancio che si fa carico della copertura di una spesa, quella sanitaria, che invece dovrebbe trovare completa copertura nei fondi statali, che continuano a non mancare. 330 milioni alla fine con quest'ultima variazione diventano i soldi che la Regione e che i toscani mettono per finanziare una spesa che dovrebbe essere completamente finanziata dallo Stato con il Fondo Sanitario Nazionale. La maggioranza approva compatta, anche se l'aumento dell'IRPEF ha provocato ampie discussioni anche al suo interno. Italia Viva chiede con forza ancora la riduzione dell'addizionale IRPEF. Noi non abbiamo condiviso l'incremento dello scorso anno, siamo convinti che dei margini di riduzione ci possano essere. Lo abbiamo chiesto al Presidente, lo abbiamo chiesto ai nostri alleati della coalizione. Sappiamo stare in coalizione e come tale rispettiamo anche la volontà degli altri, ma siamo convinti che uno sforzo, una riduzione da qui a fine anno si possa fare. Su questo tema ha provato di intervenire subito con un ordine del giorno il capogruppo di Forza Italia, è stato però respinto. Abbiamo portato un atto proprio per smascherare il grande bluff, gli abbiamo detto abbassateli, avete detto che erano una tantum, avete detto che servivano per coprire i buchi del bilancio soltanto per una volta perché il payback non vi era stato dato e allora nel 25 chiediamo di diminuirle. Ci è stato bocciato, ci hanno bocciato la nostra proposta, era quella di riportare le aliquote come il bilancio previsionale del 2023, cioè all'1,78 per l'aliquota da 28 a 50 mila euro e all'1,90 per l'aliquota sopra 50 mila. Oggi, lo ricordo, è il 3,33%, l'aliquota più alta che c'è in Italia. Sulla stessa linea gli interventi degli altri gruppi di centrodestra. Ma noi viviamo uno squilibrio strutturale ormai sui conti della sanità e quindi di fatto quella che era la promessa, l'impegno di una riduzione dell'IRPEF è stata totalmente disattesa, ma quello che temiamo è che sarà disattesa ancora per diversi anni. Questo perché di fatto questa regione in questi ultimi 4 anni con questa gestione sostanzialmente non è stata capace di arrivare a comprendere dove è la falla del sistema sanitario. La legge 40 prevede espressamente che si debba effettuare un monitoraggio e un controllo costante sugli indicatori di risultato delle aziende sanitarie, il che vuol dire che i direttori sanitari non possono e non debbono avere una capacità di spesa che è illimitata e non soggetta a forme di controllo e monitoraggio. Ecco, tutto questo è sfuggito. Si parla di 70 milioni, dei quali 40 vengono appunto dall'addizionale IRPEF che è stata inserita l'anno scorso per coprire il buco di bilancio della sanità. Questo vuol dire che non sono bastati i 200 milioni, perché se è vero che l'addizionale IRPEF ne ha portati 240, i 40 potevano servire a qualsiasi altra cosa, invece
la Giunta e il Presidente, insieme ad altre voci, è andato a mettere insieme una cifra di 70 milioni per metterla nella sanità. Questo vuol dire che il deficit ormai è strutturato. Sui 70 milioni di questa variazione ascoltiamo il commento del consigliere del gruppo misto, anche lui all'opposizione. Mi fa pensare che siccome 40 derivano dal maggior introito per l'addizionale IRPEF, questi non vengono reinseriti affinché non si abbia una nuova addizionale IRPEF per quest'anno, ma probabilmente quella che doveva essere una tantum diventa invece una tassa costante. E infine della misura parla il Presidente della Giunta, ecco l'aspetto che più fa emergere. Siamo la regione record, quella che politicamente fa una scelta di tutela e valorizzazione della sanità pubblica e mette più risorse, naturalmente privandole alle altre attività ordinarie del Consiglio, ma per noi la salute dei cittadini è il primo obiettivo che ci poniamo. Con questi 330 milioni noi consentiamo al sistema sanitario regionale di essere primo nella scelta di un ospedale che Agenas, l'agenzia del Ministero, fa, l'ospedale di Careggi, come il migliore d'Italia. Consentiamo a 4 ospedali di essere fra i primi 20. Consentiamo di offrire tutta quella serie di servizi che ci porta ad essere nei LEA, i livelli essenziali d'assistenza, fra le prime 3 regioni rispetto alle 20 regioni, così come certificato da Agenas, l'agenzia del Ministero, insomma, avere risultati davvero di cui i cittadini toscani possono essere orgogliosi. Se qualcuno nel mondo dice Chianti, pensa subito alla Toscana. Il consorzio Chianti Classico nel 2024 ha compiuto 100 anni. Tutto iniziò il 14 maggio 1924, quando 33 viticoltori decisero di unirsi per valorizzare il proprio prodotto in un territorio, appunto il Chianti, che già 2 secoli prima Cosimo III aveva ben definito. Un'occasione importante questa che il Consiglio regionale ha voluto celebrare con la consegna di un riconoscimento. Questo è un sogno collettivo. Siamo qui per premiare il 100 anni del Chianti Classico. È davvero per noi un onore, un privilegio, è una di quelle storie belle che porta la Toscana nel mondo, è frutto di lavoro, di passione, di un impegno che dura tutto l'anno, è frutto di generazioni che tramandano il saper fare, il saper produrre un vino rinomato in tutto il mondo, che fa conoscere la Toscana non solo per la sua arte, per la sua storia, per la sua cultura, ma anche per quelle qualità enogastronomiche che in tutto il mondo ci invidiano. Una scelta condivisa da tutto l'ufficio di presidenza che suscita grande soddisfazione nel presidente del consorzio Chianti Classico. Ora le sfide sono globali, c'è la minaccia di nuovi dazi, c'è una crisi generale dei consumi, ma il mercato, dice lui, regge ed è pronto anche alle nuove sfide. Sistema produttore in salute, e poi lavorando su così tanti mercati possiamo anche differenziare le nostre vendite puntando più su altri mercati se dovesse esserci una flessione della domanda sul mercato americano. Però ecco, noi siamo molto fiduciosi, al momento le vendite del vino Chianti Classico sono molto positive, in termini di volume siamo addirittura sopra alle vendite dello scorso anno. Quindi insomma vuol dire che abbiamo lavorato bene, i nostri agricoltori hanno puntato ormai da tanti anni sulla qualità e la ricerca della qualità paga. Un altro premio del Consiglio regionale è quello per i 50 anni di Telesuria, una delle emittenti televisive locali più antiche d'Italia, punto di riferimento costante sul territorio aretino. Nel corso degli anni ha saputo innovare e trasformarsi, mantenendo sempre però la propria identità. La nostra azienda ha sempre guardato al futuro, perché tutte le evoluzioni che sono accadute nella vita le ha accolte, e quindi siamo andati avanti, tant'è che oggi siamo, credo, una televisione all'avanguardia e stiamo già guardando il futuro per arrivare a fare sempre di più, un'informazione capillare anche tramite una social TV, che è la nostra ambizione futura. Vorrei sottolineare un aspetto, il grande significato della scelta strategica che è stata fatta nel 1983 dal nostro editore, Cavalier Benito Butali, che respinse tutte le avanze, tutte le offerte che arrivavano anche da Milano,
difese in un momento che, dove era anche semplice passare la mano, era anche più facile trovare la soluzione, la comfort scelta, e in quel momento decise di attuare un piano tutto suo, di difendere l'autonomia e di dare un'identità ben precisa a Teletruria. È stato il consigliere Ceccarelli, a lungo presidente della provincia di Arezzo, a promuovere questa cerimonia. Con lui c'erano anche gli altri consiglieri della zona. Alla consegna del riconoscimento partecipa anche il presidente del CORE, come il Comitato per le Comunicazioni. L'occasione ci consente di riflettere sull'importanza dell'emittenza locale sui nostri territori e sul futuro che attende questo settore. Ma sicuramente le televisioni locali meritano un futuro importante perché rappresentano un elemento di coesione, di riferimento, di identità. E in questo senso credo che a tutti i livelli vadano fatti tutti gli sforzi possibili perché sia garantita questa presenza che consente piena libertà di informazione, pluralismo e consente anche ai cittadini di riconoscersi e avere dei punti di riferimento. Oggi ci fermiamo qui rimandandovi ai nostri telegiornali per tutti gli eventi e gli aggiornamenti sulla festa della Toscana e su tutte le altre notizie che arrivano dal Consiglio regionale. Fino al 7 dicembre però vi sottolineiamo che nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo dei Pucci sarà possibile anche visitare la mostra Memoria e Libertà, dipinti di Emanuele Favi dal 1969 al 2024, un altro motivo per partecipare alle visite dei palazzi del Consiglio regionale. Noi ci vediamo venerdì prossimo, sarà il 6 dicembre, sempre alle 21:10 dopo il TG della sera.